Essere, non essere. Qui sta il problema. Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa? O prendere armi contro un mare di affanni? E contrastandoli por fine a tutto, morire. Dormire, non altro. E con il sonno poter dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità naturale alla carne. Grazia da chiedere devotamente. Morire, dormire. Dormire, sognare forse, ecco il punto. Perché nel sonno di morte, quali sogni intervengano a noi sciolti da questo viluppo, è pensiero che deve arrestarci. Ecco il dubbio che tiene in vita a tarda età gli infelici. Perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, contumelie dall'uomo arrogante, pene per l'amore sprezzato, remore in luogo di legge, gli uffici e la loro insolenza, e gli oltraggi che il merito paziente ha inflitti dalla iniquità, quando egli stesso, nient'altro che con un pugnale, potrebbe far sua la pace? Chi vorrebbe portare somme? Gemere, smaniare sotto una vita opprimente, se lo sgomento di qualche cosa dopo la morte, l'inesplorato dei continenti, dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni, non intrigasse la volontà, facendoci preferire il peso dei mali presenti al volo verso altri, di cui non si sa. È la coscienza che ci fa vili. Noi, quanti siamo? Così la tinta nativa della risoluzione si stempra sulla chiara paletta del pensiero, imprese di grande flusso e momento il loro corso insabbiano e perdono fino il nome di azione. La bella Ofelia, ninfa, nelle tue preghiere intercedi per me, peccatore. Mio buon signore, com'è stato vostro onore tutto questo tempo? Vi ringrazio umilmente. Bene. 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 Non, signore,